Presidente, gli Stati Generali sono stati un momento di confronto questa mattina. Lei ha parlato nel suo discorso di necessità di specializzarsi per tornare a valorizzare la professione. Sì, questo è sicuramente un elemento importante che è uscito in maniera costante da questi 9.000 colleghi che hanno partecipato a questi Stati Generali. Ed è un po' lo specchio però della situazione attuale. La nostra professione infermieristica in questi ultimi 20 anni ha avuto un'evoluzione importante perché è entrata in università con una formazione importante, con la laurea triennale, e fin da subito abbiamo avuto lo sviluppo delle lauree magistrali che però hanno preso spesso un orientamento verso l'organizzazione e il management. È evidente però che il sistema assoluto e i bisogni dei nostri assistiti sono così complessi che 3 anni di formazione rischiano di essere in qualche modo carenti. Non possiamo neanche pensare di fare 3 anni concentratissimi, perché già lo sono, e quindi abbiamo bisogno di riposizionare una formazione almeno su 2 livelli. Un livello generalistico, che è il cuore dell'infermieristica, quindi questa abilitazione all'esercizio professionale in tutti i setting assistenziali, e un livello più specialistico sulle aree ampie, quindi quelle che erano già previste dai nostri profili professionali, quindi l'area delle cure intensive, l'area delle cure territoriali, dell'infermieristica di famiglia, l'area medica, l'area chirurgica, l'area della salute mentale, l'area neonatale pediatrica, perché si possono connotare e approfondire delle competenze peculiari e specialistiche per dei bisogni particolari di assistenza infermieristica. Presidente, ovviamente c'è bisogno di infermieri, la pandemia ce l'ha insegnato, ma lei diceva che c'è difficoltà a essere attratti da questa professione per i più giovani, dobbiamo cercare di tornare ad attrarli, questo è un modo per farlo? Questo è sicuramente un modo per farlo, ovviamente non è l'unico, non è sufficiente, abbiamo bisogno di lavorare in maniera importante anche sull'innovazione dei modelli organizzativi assistenziali. Abbiamo bisogno di uscire un pochino dal conservatorismo delle professioni sanitarie nel nostro paese e anche delle istituzioni. Abbiamo bisogno di continuare a pensare, oltre che a dirlo, anche ad agire, il fatto che le professioni sanitarie devono lavorare in multiprofessionalità. Non esiste più e non è più pensabile, con la complessità dei sistemi attuali, il ragionare con un professionista solista o una professione unica, ma è un lavoro di interprofessionalità costante che deve essere sviluppato.